Giovani laureati costretti ad andarsene fuori dall'Abruzzo per poter lavorare, bambini obesi in percentuale molto più che preoccupante, liste di attesa infinite che ostacolano cure e prevenzione. Sono solo alcuni dei nodi da risolvere, secondo Luciano D'Amico, candidato unico della coalizione Abruzzo Insieme, che riunisce per le prossime elezioni regionali Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva, almeno finora, in attesa del beneplacito anche di azione. Io credo che la caratteristica dell'aggruppamento di forze politiche, di associazioni e di civismo che sostiene la mia candidatura sia quella di avere un orizzonte strategico molto ampio e di lavorare per immaginare un futuro della nostra regione proiettata tra i territori più avanzati del Paese e dell'Unione Europea. Credo che questa sia stata forse la carenza di questi 5 anni di governo del centrodestra. Con Azione, ma a che punto sono le trattative? Stanno andando avanti, io auspico che si possano concludere al più presto. È assolutamente importante che anche Azione faccia parte di questa coalizione. E sono convinto che tutti insieme riusciremo ad elaborare un ottimo programma di governo. Espressione della società civile a volte diventa l'agnello sacrificale, in realtà, si sente così. Per la Regione Abruzzo sarei prontissimo a fare anche questo, assolutamente, purché possa essere utile alla Regione. Ovviamente cercheremo di fare in modo che questo non accada. Una cosa che cambierebbe immediatamente di quanto fatto da Marco Marsilio. Ma è l'approccio con la sanità. Credo che sia il primo problema da affrontare, sia nelle urgenze, penso solo alle liste d'attesa, sia nella visione della sanità. Non più limitata solo agli aspetti medicali. Mi fa piacere parlare di sanità globale.